Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale Velocetto TV e oggi continuiamo la nostra carriera con Ama Supercross e direi di non perderci in chiacchiere e iniziamo subito la gara e iniziamo anche la nostra rimonta in classifica. Siamo terzi, distanziati di un paio di punti e il prossimo circuito è lo USA Bank Stadium di Minneapolis. E mentre termina il caricamento, io vi ricordo come sempre di lasciare un bel like. Se non siete iscritti, iscrivetevi attivando la campanella, così non vi perderete neanche un episodio della nostra carriera con Ama Supercross. Siamo con la categoria 4,50 in questa pista apparentemente facile, ma ora iniziamo il nostro giro di qualifica. The spectacular new US Bank Stadium in Minneapolis, Minnesota will host today's Monster Energy AMA Supercross, an FIM World Championship. Iniziamo subito. Ecco, direi che iniziamo benissimo la nostra qualifica. Molto molto bene la nostra qualifica, devo dire. Questo tratto, devo dire, è andato abbastanza bene. Molto molto bene, sta venendo su un bel giro. Volevo farlo meglio, decisamente. Guardate infatti quanto tempo ho perso qui. No! Pezzo di scesso, ma chi è stato? Martin, ma ho fatto un giro molto molto buono. Noi terminiamo la sessione, vediamo che posiziona. The waving of the checkered flag at the top of the Undicesimi, finish line jump undicesimi. signifies to the Va riders this benissimo, è morning. stato un giro abbastanza buono. Poteva essere sicuramente un giro migliore. Ho sbagliato il tratto veloce, che è la parte più semplice dei circuiti. Bisogna bilanciare un po' il peso. Comunque qui ci sono delle S, due tornanti in successione, dove bisogna fare la differenza. Non è semplice, pensavo che era più facile. C'è un tratto facile, ma un tratto molto tecnico. Ci sono due punti con delle curve in sequenza dove bisogna fare veramente la differenza. Ora ci proviamo. Cercando di capire anche com'è la partenza, perché da qua non riesco a capirla. Ah, quindi si parte, tornante lunga a sinistra e poi si immette. Ok, allora The iniziamo. mechanics are giving their riders a last bit of encouragement. A fresh set of goggles are now in place. The engines are set to come to life and we are ready for another round. Ho notato che è uno stadio al chiuso. Quindi corrono anche al chiuso. Partiamo nell'ultima posizione di griglia del lato Get sinistro. ready. The gate is about to In drop. effetti sono Here we 22 go. piloti, 11 e 11 fa 22. Che partenza!
riuscito a fare una buona partenza. Qui un poco meno. No, come ho fatto a cadere? Tratto tecnico che vi dicevo. Ma dai. Cioè, ho fatto lo stesso errore di prima. Assurdo. Che cavolo è? Web, ti levi dalle scatole e non mi fai fare neanche le curve. Ma dai, web del cavolo! Web del cavolo, mi hai rotto le scatole già. Che traverso qui. Ecco, ho sbagliato tutti i salti. Tanto da un po' con questi idioti. Oh, ho fatto una sezione meglio. Mamma mia, dove sono arrivato. Ryan Dunge è sempre primo. Questo idiota si leva dalle scatole. Ecco, no, mi fa pure cadere. Ma dai, cioè, cose assurde. Non riesco più a essere incisivo come prima. No, va bene. Dai, che sto andando bene adesso. Perfetta questa zona. E Ryan Dunge, cioè, non è caduto. Gli ho fatto fare un 360 in aria e non è caduto. Io mentre cadevo, per banalità. Lottando contro questi per la prima posizione. Questa sezione, devo dire, mi è riuscita. E dai, siamo caduti di nuovo. Sedia, questa volta non l'ho fatta bene ancora. E leva di Ryan Dunge. Giri al termine, stiamo lottando con lui per la prima posizione. Cioè, cose assurde. Cose assurde all'ultimo giro della gara. La 4.50 devo dire che è più difficile della 2.50, decisamente. Yeah.
No, un salto importante l'ho sbagliato. No, ma dai! Porca miseria, come mi ha fatto ad andare di colpo a sinistra? No, non ci credo. Siamo in lotta con Ryan Dange per l'ultima. Porca miseria, e vince Ryan Dange ancora, ma non smette di vincere, è una cosa assurda. Una cosa assurda, Ryan Dange continua a vincere, ero in lotta con lui, non ci sono riuscito. Porca miseria. Porca miseria. Mi sto incominciando ad arrabbiare. Mi ha preso altri 3 punti. Ritorniamo sul podio. Era da un po' che non salivamo sul podio. Mi ha preso un bel po' di punti. Ma se lui arriva sempre secondo, non riuscirò mai a batterlo. Vediamo la prossima gara. Deve essere una vittoria per forza. Ancora non sono riuscito a vincere neanche una gara. Porca miseria, mi sto arrabbiando. Mi sto arrabbiando. Dai con questo caricamento. Che sta succedendo? Perché ci sta mettendo così tanto? Che cosa succede? Ecco qua, ce l'ha fatta. Ho avuto la sensazione che si stava bloccando. Iniziamo subito, senza perdere tempo, la prossima gara. Vediamo in quale circuito andremo a correre questa volta. Siamo a Atlanta, al George Dome. La pista sembrerebbe facile, ma tutto dipende dai salti. E quindi vediamo come affronteremo questo giro di qualifica. E dobbiamo battere Ryan Dange. E lui, il nostro rivale, sta vincendo tutte le gare per il momento. Arriva sempre davanti a noi. Quel decimo posto non ci voleva. Abbiamo perso un sacco di punti in quella gara. Ma la cosa più bella che ho visto è che gli ho fatto fare un 360 e non è caduto. Non è caduto. Io invece cado sempre. Iniziamo subito le qualifiche. Questa pista abbiamo già fatta. Va bene, cose da pazzi. Rimaniamo in bilico in quella specie di salto. Ma dai! Avevo fatto un ottimo salto e mi trovo uno che mi fa cadere. Va bene, va. Ne stanno succedendo di tutti i colori da queste gare a questa parte. Va bene, va. Cose assurde. Cose assurde. Ho sbagliato tutto.
attualmente abbiamo il miglior tempo, ma sicuramente non avremo il miglior tempo. Quindicesimi questa volta. Vediamo come andrà la gara. Devo vincere, non c'è altra soluzione. L'unico obiettivo da adesso è la vittoria. Dobbiamo recuperare su Ryan Dungey. Leader del campionato. Ci deve essere sicuramente una gara dove andrà male per forza, altrimenti sarà veramente duro a risalire la china. Prende gli punti. Se lui arriva sempre secondo, penso che vince lo stesso ormai il campionato. Ma speriamo anche negli altri piloti. Because of the famed Georgia Red play here in the pit. Iniziamo subito senza perdere tempo. The 32nd board is up. Keep an eye on the gate. It's up. Vediamo una partenza. No. Si era pure fermato. Successo una cosa che non volevo che accadesse. Ma perché mi devi fare questi scatti così storti? E Ryan Dungey, eccolo lì, è già primo. No, cioè, cosa è successo? Siamo primi per il momento e non è facile rimanerci. Ci dobbiamo rimanere. Ma dai! No, assurdo di nuovo. Riproviamoci. Non mi riesce. Robson in questo momento in testa. Webb passa secondo, il numero 2 del campionato. Niente, questo tratto lo faccio sempre di andare. Vado a prendere giusto giusto il palo. Dai, questa gara non posso non vincerla. Mm-hmm.
che cavolo questo tratto, mamma mia. Eccolo lì, ho sbagliato tutto e mi hanno passato tutto. Porca miseria. E Ryan Dunge è tornato in testa. No, dai. Cose da pazzi. Mi sto veramente arrabbiando. Sì, va bene, va. Altro dosso, mi sto incazzando veramente. Sembra che non devo vincere, una cosa assurda. Dai, Andangia, levati dalle scatole. No, sono caduto, non so neanche come. Dai, che questa vittoria è mia. Sì, cavolo, sì, finalmente. Dopo tanto sono riuscito a vincere Ryan Dunge e vi vado pure secondo, maledetto. Evento di Atlanta vinto. Abbiamo guadagnato solo 3 punti a Ryan Dunge. Lui è arrivato secondo. E abbiamo 16 punti di distacco da Ryan Dunge. E noi terminiamo qui questo episodio. Finalmente siamo riusciti a portare a casa la prima vittoria nella categoria 4,50. E quindi noi adesso ci vediamo al prossimo episodio. Un saluto da Velocetto TV, ciao, ciao a tutti, ciao!